Buon pomeriggio, siamo allora perché problemi In tecnici. minoranza. In minoranza siamo. Minoranza silenziosa. Problemi tecnici sono oggi tutti insieme, il giorno giusto proprio. E quindi, intanto, per il momento siamo noi, cioè siamo io e Letizia, Stefano e Giordano. E poi vedremo se lungo, insomma, lungo la diretta qualcun altro ci vorrà degnare la sua compagnia o riuscirà a far parte, insomma, dei nostri. Rimarrà solo uno. Vabbè, tralasciando la grande uscita, insomma, l'uscita principale del 5 novembre, che è appunto Spectre, insomma, il nuovo film 007 di cui abbiamo già parlato proprio in una puntata dedicata solo a quello, che trovate appunto su YouTube, appunto sul canale sempre di News Cinema. E quindi oggi ci dedichiamo al resto delle uscite. Iniziamo subito con Rock the Casbah, che è stato una sorpresa in negativo, diciamo, per il nostro caro e amato Bill Murray. Sono Richie Lenz, è un vero piacere. Vi racconto una storia. Sono tra i più grandi manager di cantanti rock e tu sei fortunata perché ti ho organizzato il miglior tour degli ultimi anni. In Afghanistan. Una commedia di Barry Levinson, che ricordiamo, insomma, ha diretto dei film, insomma, di un certo livello, come Sleepers, Rain Man e Good Ah, Morning sì, torniamo indietro. Vietnam. Era proprio arrivato, però questo film non so perché non si è dimostrato nelle sue corde. Quindi c'è appunto questo Bill Murray, che è un agente, cioè un manager musicale, insomma, che sta un po' in via di, cioè, sta vivendo un po' un periodo di fallimento, e ha questa giovane artista emergente, appunto, che è interpretata da Zooey Deschanel. Però, diciamo, l'unica cosa che organizza sono piccoli eventi in locali, insomma, di secondo ordine, quindi dice triste esibizione un po' per pochi intimi. E fino a quando prende un ufficiale, insomma, un po' ubriaco, che sta appunto in uno di questi locali, gli consiglia di, diciamo, il business, che secondo lui era appunto un tour musicale in Afghanistan. Già detto, infatti, raccontato così, diciamo, questo pure il trailer, cioè l'idea di base poteva essere molto 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 carina, secondo me. Però è stata proprio sviluppata, anzi non sviluppata, cioè proprio un film un po' buttato lì senza né capo né coda. E perché ovviamente lui vede, comunque prende quest'artista, vanno appunto a Kabul e cominciano questa impresa appunto un po' stramba, fino a quando ovviamente questa giovane cantante, insomma, lo abbandona, però abbandona Bill Murray punto in bianco. Cioè, prendendo i suoi documenti, il passaporto e tutto, e quindi lui si ritrova, insomma, in questa terra straniera, con le sue, insomma, strane regole e difficoltà, a cercare, insomma, un modo per ritornare negli Stati Uniti. Una suite junior executive, decisamente non sulla strada. Eccomi, bellezza. La tua cantante è sparita. Mi ha rubato i portafogli, i soldi, il passaporto. Sono proprio nella merda. E però scopri che c'è praticamente questo reality show, sullo stile di quello occidentale, un po' sullo stile di American Idol o di X-Factor, che è Afghanistan. E quindi vagando, insomma, tra i vari villaggi sperduti nel deserto e Kabul, insomma, ritrova praticamente una promessa della canzone, appunto, del posto. Insomma, lui prende sotto la sua ala questa giovane artista, appunto, afghana, di nascosto, insomma, dalla famiglia e comunità, che appunto vietava proprio questa esposizione in pubblico, soprattutto appunto delle donne, e quindi la porta appunto a partecipare a questo strano programma. Ieri ho sentito cantare una ragazza. Deve essere il destino. Qui è proibito cantare. Ammazzeranno lei e anche noi. Devo andare a Kabul, devo cantare. Ok, bella, ma voglio il 20%. Se credi nel suo talento, devi fare qualcosa. Una buona base per fare una bella commedia, comunque di un certo spessore, però divertente, carina. Però purtroppo appunto c'è questa sceneggiatura che poi di Mitch Glazer, che poi aveva già lavorato con Bill Murray per SOS Fantasma, che comunque era carino e divertente, e per un consiglio, no? E qui lo scelgo
sceneggiatore, non so se è più colpa dello sceneggiatore o del regista, però ci sono tantissime scene abbandonate a se stesse, che succedono delle cose che poi non si approfondiscono e vengono abbandonate lì, ci sono tagli spiegabili che distraggono proprio quello spettatore, non riesci nemmeno a seguire bene il filo logico della storia. Poi c'è questo Bruce Willis, c'è una scelta del cast fondamentale, ovviamente non capisco nemmeno perché l'ha preso in prestito dalla Vodafone. È un momento di pausa nella pubblicità della. Sì, vedete che credevo di stare facendo quella, secondo me, tra l'altro. È stato qualsiasi altro attore, insomma, non si notava la differenza perché è proprio praticamente inconsistente come personaggio. E Bill Murray, vabbè, alla fine funziona sempre, però è proprio il film che, cioè nemmeno lui può salvare il film del genere, perché alla fine, dopo che ti diverti, insomma, sempre il suo solito umorismo un po' nostalgico, così, però se non c'è un contenuto, una storia comunque che ti coinvolge e ti dice qualche cosa, un po' è spiegato pure la sua interpretazione, insomma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parole sante, fratello. Io cominciamo subito almeno con un non consiglio della settimana. Che lo spunto della cantante afghana che lui, diciamo, costringe, tra virgolette, sostiene per la partecipazione a questo Afghan Star, che è l'American Idol afghanistano, è una storia vera, nel senso che nel film sembra finto, insomma, che tutto quanto capiti quasi casualmente a Bill Murray, rimasto lì intrappolato, quasi, come dice lui, un segno del destino. In realtà è una storia vera, cioè lo spunto è reale, anche se poi è trattato con finzione, perché non sono andate come poi il film racconta le cose, però in un'edizione del 2008, mi sembra, di Afghan Star, per la prima volta ci furono due cantanti afghane donne, dove praticamente in un contesto in cui non è permesso teoricamente alle donne di cantare e tantomeno ballare, e ci fu, diciamo, uno squarcio, diciamo, su questa cosa che portò poi a dei problemi anche a queste due cantanti, perché poi attualmente, da quello che ho letto su internet, ancora scontano quello che hanno fatto, insomma, questo coraggio che hanno avuto, ancora lo scontano. Una mi sembra che è dovuta andare via, diciamo, dal luogo in cui viveva, e ad un'altra continuano ad arrivare minacce di morte. Ora non so bene nell'epoca attuale come si siano evolute le cose, però ecco, è reale, insomma, lo spunto è reale, trattato poi in una maniera di finzione con Bill Murray e tutto. Poi il film più di tanto non cavalca neanche il tema dell'emancipazione femminile o delle restrizioni, del tradizionalismo esasperato che diventa oppressione della libertà, perché in realtà non sposano quasi mai il film il punto di vista di questa ragazza, di questa aspirante. Che forse è l'errore più grande, no? Ma dipende, è una questione di scelta, nel senso che il film non vuole essere una storia di emancipazione femminile, ma rimane tutto completamente focalizzato sul personaggio di Bill Murray. Alla fine lei è veramente la sua esperienza la viviamo sempre attraverso gli occhi di Bill Murray, quindi non c'è neanche, non si avverte questa empatia poi verso il personaggio di questa ragazza, di questa Salina, mi pare si chiami il film, Salima. Vuole essere una commedia to cure, non cerca neanche di fare più di tanto, secondo me, critica sociale, o comunque di instaurare un discorso sulla libertà, sull'oppressione della libertà, eccetera. Rimane sul registro comico brillante per tutto il tempo. Il problema, come diceva Letizia, è che questo registro molto spesso non funziona. Funziona un po' all'inizio, quando ci stanno le prime scene, il primo impatto con l'Afghanistan, c'è il personaggio di Zooey Deschanel, che forse è quello un pochino più vivace, un po' più riuscito, e poi invece si perde parecchio
per tutto il resto del film, insomma, tra l'altro sparisce il personaggio di Chanel, entrano in scena questi altri comprimari, Kitazo, Bruce Willis, che non funzionano per niente, non hanno niente da fare, e no, non, in realtà il dramma e la scelta di raccontare poi la vicenda calcando, diciamo, sottolineando l'aspetto della libertà, dell'integralismo, non c'è proprio, non vuole essere, secondo me proprio la scelta iniziale però era quella di fare un'altra cosa, solo che comunque questa commedia non funziona, secondo me. Invece io ricordo che pure era un pomeriggio pure uggioso e bello, con un bel diluvio universale, e mi sono spostata proprio apposta per andare a vedere questo film, quindi una tragedia in più. Una medaglietta ci sta tutta. Ma non l'ha avuta, come deve essere anche io e Stefano. Intanto facciamo una parentesi prima di dedicarci per le uscite un po' più importanti, intanto un po' più indipendenti. E so che Stefano e anche Elena hanno visto 45 anni. Bello. Hey, 40 anni di matrimonio, vero? 45. Eri un vero schianto. E tu eri così affascinante con quella sigaretta in bocca. Convincerti a sposarmi è stata la cosa migliore che abbia mai fatto. È il primo film che arriva in Italia di un regista britannico che è Andrew Haigh, che in realtà forse qualcuno ha già visto un film che era passato al Festival di Roma qualche anno fa e non era mai poi uscito nel nostro paese, che è Weekend, che è appunto una storia di un rapporto omosessuale raccontato tutto nell'arco di un fine settimana. Ed era un film che si faceva apprezzare tantissimo veramente per l'impianto realistico, la capacità di usare piccoli dettagli, un minimalismo, un naturalismo, insomma, veramente sorprendenti per l'aderenza al reale, e la capacità anche di indagare in maniera apparentemente semplice, ma in realtà con molta finezza di scrittura, di regia, la capacità di indagare poi i sentimenti e stati d'animo, il rapporto dell'individuo rispetto alle relazioni, ai sentimenti, alle scelte di vita. E, è un po' lo stesso meccanismo che Andrew Haigh ha usato anche per 45 anni, film che era stato presentato a Berlino, al Festival di Berlino, e che ha visto premiati con l'Orso d'Argento sia Tom Courtenay, l'attore protagonista, sia Charlotte Rampling, che interpretano i ruoli di questi due coniugi, Geoff e Kate, che stanno per festeggiare, si preparano a festeggiare il 45esimo anniversario di matrimonio. E il film racconta alcuni giorni, la settimana insomma precedente a questo ricevimento molto atteso, che fin dall'inizio del film è posto come l'evento fulcro del racconto. All'inizio della storia però arriva una lettera a Geoff. Questa lettera in realtà non è che provochi in realtà un colpo di scena o contenga chissà quali rivelazioni, adesso non voglio svelare troppo della trama, però semplicemente è una lettera che fa riferimento a un avvenimento del passato di cui Geoff, insomma il personaggio di Tom Courtenay, era stato protagonista prima ancora di conoscere la sua futura moglie, prima ancora di conoscere Kate. Questo episodio, come dire, in qualche modo apre una finestra sul passato, quindi in quel momento Kate si trova a constatare poi qual è stata l'impatto di questa vicenda, si trattava del rapporto che ha avuto con la sua precedente fidanzata, qual è stato l'impatto poi sulla vita del marito, e attraverso piccole situazioni, frammenti di dialoghi, piccoli gesti quotidiani, il film descrive in maniera abilissima come poi entrambi compiano un bilancio della loro vita insieme, in particolare il personaggio di Kate, interpretata da una Charlotte Rampling, tra l'altro secondo me veramente incredibile, straordinaria, forse la sua migliore performance insieme a quella in Sotto la sabbia, veramente bravissima in questo film. Il film assume proprio il punto di vista della moglie per creare un racconto in cui in realtà i personaggi devono fare i conti con i fantasmi del passato, con sospetti, dubbi, rimpianti, rimorsi. Tutto questo lo fa però in maniera, sembra appunto, è difficile poi parlarne, diciamo, raccontando la trama, perché la trama in realtà è molto, se a livello di favola succede quasi nulla, è molto incentrato il film su piccoli momenti quotidiani, piccoli momenti di intimità. Però è incredibilmente abile a
raccontare l'evoluzione dei sentimenti, proprio il punto di vista su una coppia che si arricchisce improvvisamente di dubbi, di riconsiderazioni di eventi passati, eccetera, con una finezza incredibile, ripeto, c'è una scena bellissima, adesso non dico quello, non voglio spoilerare, insomma, quello che succede, ma una scena in cui semplicemente il personaggio della Rampling sta vedendo delle vecchie diapositive, noi neanche vediamo le immagini, non vediamo concretamente questo passato, ma la macchina da presa rimane fissa sul volto della Rampling, registrando tutte le sue reazioni, e è proprio attraverso questo meccanismo che il film poi ci fa vivere, ci fa provare una fortissima empatia verso i personaggi, cioè in qualche modo immergendoci nel loro stato d'animo e facendoci vivere lo sviluppo dei loro pensieri, dei loro sentimenti, arrivando tra l'altro a un finale veramente di grande forza emotiva, in cui c'è questo leitmotiv romantico del film, che è Smoke Gets in Your Eyes dei Platters, che viene canticchiata insomma all'inizio del film, e poi ritroviamo nella sequenza finale, non dico nulla di quello che succede, però veramente in cui c'è un gioco incrociato fra la messa in scena, quello che accade, la musica, e invece ciò che sappiamo noi dei personaggi, e quindi il modo in cui le loro emozioni giocano un po' a rimpiattino con le nostre, che ha una grandissima efficacia e lascia davvero a fine visione anche commossi, insomma, e estremamente coinvolti. Quindi, secondo me, è uno dei film migliori usciti in questa stagione al cinema. Vi consiglio di cercare le sale dove lo proiettano e di non perderlo, perché è veramente un signor film, insomma. Hanno trovato Katia, la mia Katia. È rimasta là per più di 50 anni, come se fosse stata congelata. Allora, io sono d'accordo, è un gran bel film, ha tanti punti di forza, a partire da queste interpretazioni dei due protagonisti, giustamente premiate entrambe a Berlino. È un film sostanzialmente che diventa un thriller dei sentimenti, ed è già dalla location scelta, quindi questa campagna inglese è un po' anonima, fa un po' il paio con quella che è poi la storia di fondo, cioè due persone che si conoscono da una vita e scoprono di non conoscersi. Questo praticamente genera un cortocircuito emotivo ed esistenziale, anche perché lei è in procinto di sta organizzando questa festa dei 45 anni alla quale tiene moltissimo. Quindi un passato omesso, diciamo, del quale non si è parlato e che viene a scartabellare le carte del presente. Sembrava una relazione rutinaria, comunque in un suo equilibrio perfetto, eppure c'è qualcosa dal passato che non è stato detto e che scombinerà emotivamente, soprattutto insomma, la protagonista interpretata da una Charlotte Rampling, bravissima, senza dubbio. Altro pregio del film, che assolutamente ancora fa il paio con la storia che racconta, è questo lavoro appunto in sottrazione che viene fatto sui due protagonisti, anche lì ridimensionati in questo ambiente molto British, dove per loro natura non sono particolarmente inclini, diciamo, a manifestare sentimenti, eccetera. Quindi questi due personaggi, che soprattutto lui praticamente non dice nulla, e tutto viene trasposto attraverso, quindi, le espressioni, quelle piccole quotidianità che, facendole o non facendole, possono creare una rottura che però sembra in quel momento drammatica. Ripeto, un film molto, molto intenso. Ha, secondo me, un solo limite, nel senso che è sicuramente un film che, entrati nella storia, entrati in questo thriller dei sentimenti, colpisce, perché poi alla fine
parla un po' di tutti noi, cioè in un momento in cui scopri di non conoscere fino in fondo la persona che conosci da una vita. Il limite è quello che è un classico film che ha bisogno comunque di partecipazione presente dello spettatore, cioè un coinvolgimento che comunque non può prescindere da un bagaglio proprio per cui si empatizza particolarmente con questi personaggi, anche perché poi di fatto, non accadendo quasi nulla ed essendo la storia tutta lì, è proprio richiesto allo spettatore di entrare nella storia e quindi di emozionarsi insieme ai protagonisti. Se lo si fa, ne viene fuori sicuramente una visione degna di nota per un film comunque ottimo, senza dubbio ottimo e da vedere. E, tra l'altro è molto interessante secondo me proprio come riesce a illustrare questo film il passato come un appunto proprio il concetto di passato come una sorta di non luogo. Si è bloccato pure Stefano. Che è successo? Stefano, oggi c'è qualcuno che ci pensa. Abbiamo perso anche Stefano. E... No, ho letto che c'è il regista di Paranormal Activity che vuole fare un corto su di noi. Lo devo condividere in diretta questa cosa che Stefano ha scritto, che c'è stato un blackout in tutto il suo quartiere, quindi non si sa quando riuscirà a ritornare. Vabbè. Possiamo promettere che per la prossima puntata forse lui sarà presente. Raccoglieremo le sue opinioni dei film trattati successivamente. È venerdì, ma non è 17. Questo un po' mi inquieta da una parte. Vabbè, intanto allora Elena, visto che l'hai visto solo tu, allora c'è una parentesi più di nicchia. C'è questo Malala. Arriva un momento in cui devi scegliere se restare in silenzio o farti sentire. Un documentario di questo regista Davis Guggenheim, che poi è premio Oscar per Una scomoda verità, già premio Oscar. E praticamente lui fa questo documentario su questa storia molto, molto importante, che è la storia di questa Malala, una sostanzialmente una bambina pakistana che già dal nome si porterà presso insomma un destino abbastanza scritto, perché il padre deciderà di chiamarla così in onore di una certa Malalai che al tempo della guerra tra afghani e inglesi scese in campo per fare forza al proprio popolo e ci rimise anche però la vita. Quindi la storia di questa bambina comincia così, con questo nome un po' profetico e chiaramente un contesto familiare molto avanguardista rispetto al luogo dove vivono, che diciamo ha tutta una serie di controversie politiche e sociali. Questa bambina, diventata insomma quasi adolescente a 11 anni, decide di collaborare, il padre insomma... Le dà questa, le arriva questa chance e lei è pronta ad accettare di scrivere anonimamente un blog per la BBC, sul quale praticamente registrerà tutte le controversie del vivere una vita da bambina, ripeto, barra adolescente, in un territorio gestito in maniera assolutamente devastante dai talebani. Questo blog chiaramente poi farà strada e però il suo nome poi alla fine verrà fuori. E questo segnerà nel bene e nel male il cammino di questa ragazzina, che diventerà una sorta di eroina, perché poi in seguito appunto a questo, alla scoperta dell'identità, chiaramente i talebani si metteranno sulle tracce di questa e le faranno un attentato. Quindi questo ha solo 14 anni, avviene, lei si salva per miracolo, era sul pullman con le sue compagne,
si salva per miracolo e costretta poi con lei, con tutta la famiglia, a trasferirsi in Inghilterra perché ovviamente non può più stare in Pakistan. Da lì però ci sarà comunque un viaggio fortissimo di lei come protagonista nella difesa dei diritti umani e soprattutto dei diritti delle donne, allo studio delle donne nella sua terra così maltrattata. Diventerà una, sostanzialmente una paladina di giustizia, diventerà una voce molto forte e conosciuta in tutto il mondo a soli 15 anni e a 17 anni diventerà la più la persona a cui ha assegnato il Nobel per la pace più giovane nella storia, perché appunto dopo una serie di l'anno prima lo manca per pelo, poi alla fine glielo danno. E insomma, è una storia molto affascinante. E il regista fonde praticamente due registri, che uno è quello documentaristico, proprio stretto, nel senso che lui ha passato diversi mesi a casa di questa Malala in Inghilterra, poi ha fatto delle riprese in Pakistan e ha montato tutta il footage documentaristico. A questo si vanno a fondere poi invece dei disegni animati, disegni a mano, tra l'altro molto belli, che invece rievocano la parte passato, quindi un po' tutta la storia dalla quale proviene lei, il suo nome e tutti quelli che sono i primi passaggi di questa bambina, poi eroina. È un film molto interessante perché cioè, è un pezzo di storia, è un pezzo di storia contemporanea che è importante sapere anche perché descrive appunto tutte le controversie di queste zone dove appunto anche semplicemente studiare per una bambina diventa non è un diritto acquisito ma è un raggiungibile. E la parte documentaristica non è sempre così incalzante, quindi ha qualche suo limite. La parte animata è molto bella, e le due confluiscono piuttosto bene ed è un prodotto poi che verrà, tra l'altro andrà prima al cinema e poi passerà direttamente su Sky National Geographic, quindi insomma un prodotto che è stato pensato proprio anche a scopo educativo, perché diciamo il valore è più che altro anche quello. Voglio che le persone imparino dalla mia esperienza. Molto piacere. Salve, piacere mio. Le donne sono molto più forti degli uomini. Aspettate, fermi un attimo. Questa nuova scuola è dura. Fisica, un 6 meno. Chiederesti mai a un ragazzo di uscire? A Roger Federer. Ti piace? Ho dei bei capelli. È tornato Stefano dal blackout. Allora, vabbè. Sera. Non so se hai visto, Elena ci stava parlando di Malala, non so se l'hai visto tu. No. Allora, no. Abbiamo ottimizzato il tempo. Allora, adesso voglio lasciare un attimo la parola a Giordano, perché lo so che gli è piaciuto tanto questo film. Allora, non so se Stefano l'ha visto, perché almeno c'avevo pure l'ebbrezza di uno scontro diretto, ma Alaska, il nuovo film di Claudio Cuppellini, che poi diciamo l'abbiamo visto al Festival di Roma in anteprima, però esce appunto il 5 al cinema, e ci sta Elio Germano e questa attrice che, anche se fa la francese, in verità è spagnola, di Barcellona, Astrid Verschel-Prisby, e dai, lascio la parola a lui per raccontarlo. Bonjour, je m'appelle Fausto. Nadine. J'ai eu une surprise pour toi. Vous êtes qui, vous? Je voulais sûrement lui montrer la chambre la plus belle de l'hôtel où je travaille. J'appelle la direction. Et c'est vous. Alaska è praticamente la storia d'amore tra Elio Germano e la protagonista, di cui non ricordo il nome, che hai detto tu. Però è una storia d'amore un po' particolare, perché loro praticamente si incontrano su un terrazzo mentre stavano fumando la sigaretta, e lui, diciamo, fa un po'... lui era italiano emigrato in Francia, a Parigi, se non sbaglio, per
credo, per lavoro, però non è specificato, insomma, perché niente è importante nel film tranne l'amore tra Elio Germano e questa ragazza. E quindi l'incontro un po' così, un po' tra virgolette, un po' colpo di fulmine, lei stava lì per fare una, un provino da modella, e in qualche modo si incontrano, nel senso lui fa un po' da un serviente alla porta nella suite dell'albergo dove lavorava, dove lei stava facendo questo provino, e era la suite di un importante imprenditore, credo, insomma, una persona di un certo livello, che poi all'improvviso entra in stanza e minaccia di chiamare la polizia, così lui, per salvaguardare se stesso e lei, gli mette le mani addosso e va a finire in galera. E il fatto di andare a finire in galera di Elio Germano in qualche modo conclude l'amore, che non era sbocciato in quel momento, nel senso che loro non è che avevano avuto rapporti, baci, niente, però il fatto che lui si sia sacrificato per lei, in qualche modo lei lo attende, e negli anni di carcere di Elio Germano, diciamo, questo amore che è un po' platonico è la forza sia per uno che per l'altra, che nel frattempo si era trasferita a Milano. E insomma, praticamente Alaska è una sorta di Melò, che è italiano, però sembra europeo. Forse questa è la forza maggiore del film. Tutti quanti... Stanis. Sì, può darsi. Può darsi, perché non è troppo italiano il film, capito? No, nel senso che praticamente il film ha dei problemi di sceneggiatura, che magari ha alcuni bui, alcuni vuoti che tutti quanti hanno un po' manifestato, però comunque funziona, secondo me riesce sempre a mantenere l'atmosfera, la drammaticità, un po' quello che poi era richiesto, perché poi appunto è un melodramma. E a me ha convinto parecchio, perché io in quelle due ore, nonostante poi in quei buchi, nei momenti in cui, diciamo, un po' il film si accascia, si prende un po' delle pause, comunque il coinvolgimento era sempre al massimo, era sempre, almeno per quanto mi riguarda, insomma, era sempre presente. Io penso che Cuperini sia uno dei registi italiani più interessanti che ci siano su piazza al momento, e l'avevo già intravisto per quando vidi una vita tranquilla, che era il film precedente a questo con Tony Servillo. E anche lì c'era una mezza caduta per quanto riguardava il finale, però per buoni tre quarti il film era ottimo, ecco. E secondo me qui... diciamo, un passo avanti io l'ho notato da parte di Cuperini. Certo, è un film che forse non è un film che tutti quanti potrebbero apprezzare, dipende forse dal mood, come viene approcciato, e forse dallo spettatore, dalla sensibilità dello spettatore. Per quanto mi riguarda non è un film compiutissimo, non è un gran film, però è un ottimo film. È una discoteca, Alaska, ed è quasi pronta. Mancano soltanto 50.000 euro e poi possiamo aprire quando vogliamo. E andiamo! Non sai che posto è, Dani. Dalla seconda metà, secondo me, troppa carne al fuoco. Cioè, nel senso, mentre racconta il dramma di queste due persone che comunque alla fine non hanno nient'altro che loro, cioè, insomma, uno all'altro ci si aggrappa per tutta la vita, insomma, nonostante i vari ostacoli che li incontrano. Però, cioè, quindi è bello questo rapporto tra loro due, molto comunque tormentato, e continuamente, insomma, il regista li rende comunque protagonisti delle loro vite, sia appunto ognuno per se stesso e del loro rapporto, che comunque subisce, insomma, un'evoluzione anche rispetto ai fattori esterni che influiscono, insomma, di difficoltà economiche, comunque quel personaggio, diciamo, di Germano, che alla fine è un egoista, che comunque fondamentalmente tutti i personaggi che gli ruotano intorno subiscono la sua voglia comunque di fare successo nella vita, di avere comunque un posto di lavoro che gli porti un certo guadagno, e tutto prende. Tutto si trasforma in base appunto alle sue scelte di vita e professionali, e c'è questa ragazza, appunto, compresa questa ragazza che comunque porta avanti la sua vita, però molto dipendente da lui.
Sì, no. Lui è un personaggio che, sì, è vero, è ambizioso, però è anche un personaggio buono da certi punti di vista, come in una scena in cui, diciamo, lui rifiuta le avance di una ragazza perché era fidanzato con lei, e diciamo che lui è un buono che però non si accontenta mai del punto in cui poi riesce a trovarsi, nonostante quel punto poi sia una sorta di equilibrio. Lui appena trova l'equilibrio in un punto prova sempre a fare un passo in avanti, e quando fa il passo in avanti il terreno gli comincia a sgretolare. Avrei milioni di cose da dire su questo film, ma cercherò di essere un po' più sintetica. Allora, innanzitutto secondo me è un film che ha punti di riferimento molto alti e che vola molto alto, poi diciamo non arriva a toccare secondo me il punto più alto del suo obiettivo, perché si perde, ci sono due o tre linee narrative di troppo che il film segue fino alla fine e fa perdere fuoco rispetto a quello che invece era il punto. Il punto è che invece, d'altro canto, è un film che sceglie di narrare semplicemente una storia molto banale. Due protagonisti che si incontrano, vedono l'uno nell'altro se stesso, cioè due persone sole, senza prospettive, senza neanche l'idea della prospettiva. Cioè, lui pensa di fare il maître, ma in realtà è l'ultimo dei camerieri, vorrebbe avere un albergo, ma in realtà finirà in prigione. Lei, idem, non ha nessuno dal quale tornare. È una solitudine oppressiva. Quando si vedono è un attimo e loro, come dire, scorgono nell'altro una persona simile e quindi c'è un attaccamento viscerale. Ora, cosa fa? Cioè, Cupellini praticamente, secondo me, in questo film fa il ragionamento inverso del film precedente. Cioè, il film precedente, Una vita tranquilla, il passato andava a riprendere il protagonista, sempre a cavallo di due nazioni questo, perché anche Una vita tranquilla era a cavallo di due nazioni. Lì il passato si andava a riprendere il protagonista impedendogli di vivere la vita tranquilla, sostanzialmente, che avrebbe voluto, anche se, ripeto, era abbastanza improponibile. Qui invece che cos'è? Il miraggio di vivere nel futuro una vita tranquilla, ma che questi due protagonisti non hanno per status quo, cioè loro nascono senza alcuna prospettiva. Cercano con tutte le loro forze di una rivalsa, un riscatto da questa condizione, non lo trovano mai, perché come spostano un tassello si sposta questo equilibrio, e allora c'è anche un rimbalzo di situazioni, prima è lui quello forte, poi è lei, poi è lui, cioè c'è un rimbalzo continuo di momenti, il tempismo non è mai perfetto e il miraggio di questa vita tranquilla non c'è mai. Cupellini segue solo questa entra proprio a capofitto in questi due personaggi. Secondo me Elio Germano è bravissimo, anche lei è brava, perché comunque c'ha hanno entrambi questa potenza emotiva che è molto nel mood del film. Il film è un pochino lungo e ci sono un po' di linee narrative di troppo, però senza voler fare paragoni troppo arditi, un sapore di ruggine e ossa di Odiar faceva la stessa cosa, cioè poneva due persone alla deriva, comunque ai margini, e giocava a scambiare punti di forza. È un po' la stessa cosa che fa qui, non riesce altrettanto bene ad arrivare, secondo me, in fondo con quella pulizia, con quella sintesi che avrebbe dovuto avere, però si sente la coproduzione, cioè si sente che non è un film italiano. Si sente forte questo respiro comunque del cinema francese, di entrare proprio, più che rimanere nella superficie di una storia che va da una parte all'altra, di entrare proprio nel sentimento della storia. E poi, ripeto, non lo fa benissimo, però secondo me è un grande, ci sono grandi spunti ed è anche scritto bene, perché ci sono dei dialoghi molto molto interessanti all'interno di questa costruzione comunque fiume, che poi alla fine, insomma, posso capire che può stancare verso la coda. Però insomma io lo consiglio soprattutto se siete appassionati di Elio Germano o affini, però insomma è del cinema francese, può piacere. Però l'unico consiglio convinto per me
tra le uscite e Free End. Anche lo so, guarda, se proprio devo uscire da tutto, perché pure questo, diciamo, c'ha dei punti un po' debolucci, però comunque guarda che faccio, non fare le facce. Se siamo girati tutti quanti, ci siamo girati quando ha detto il mio consiglio è questo, cioè lo so, guarda, tra questa settimana mi sento no, vabbè, non hai visto 45 anni, se no consiglio anche tu. Ho detto per quello l'ho visto io e... Non so, questa cosa delle coppie di fatto è ancora nuova, mi piace l'idea di te come è mantenuta. Non so, forse è uno stiramento. Te lo fai controllare? Sì. Vabbè, insomma, Friend, vabbè, poi non so perché il titolo italiano hanno sentito l'esigenza di aggiungere anche amore, giustizia, uguaglianza. C'è sempre questa è tipo un atto e mezzo che faccio, lascio. Sembra tipo uno spot televisivo. Non c'è amore, non li possono distribuire. Insomma, vabbè, il film, abbiamo visto pure questo in anteprima al Festival di Roma. Di Peter Sollett, che qualche tempo fa aveva diretto questo Nick e Nora, tutto accadde in una notte. Invece per questo Free End, diciamo che ha preso lo spunto da un cortometraggio che ha vinto anche il premio Oscar, che era di Cynthia Wade, e raccontava appunto la storia di Gustatore Lester e Stacy André, che sono praticamente due... Cioè, questa Lore Lester, che era una poliziotta del New Jersey, insomma, pluridecorata e con una grande fiducia, insomma, nella giustizia, nel suo lavoro, e appunto rispettata comunque anche appunto dai suoi colleghi, e in un ufficio comunque prevalentemente maschile, che incontra appunto per caso questa giovane ragazza, e tra le due praticamente nasce una storia d'amore subito, insomma, molto seria e intensa, e che ovviamente si deve scontrare appunto con l'opinione pubblica, con un mondo del lavoro che comunque la polizia, insomma, ci sono sempre queste strane ipocrisie e cose varie, anche se comunque la loro storia è del 2005, non è che è di chissà quanti anni fa. E praticamente sì, quindi lei non riesce subito comunque a condividere questa storia, insomma, d'amore con il partner di lavoro, che è Michael Shannon, con l'ambiente lavorativo in generale, però comunque questo sentimento va avanti veloce, i due, insomma, comprano casa, vanno a vivere insieme, fino a quando a Laurel viene diagnosticato un tumore, e quindi la sua prima preoccupazione diventa il fatto appunto di quando non ci sarà più, insomma, la sua pensione potrà andare appunto a Stacy. E qui entrano in gioco una serie di problemi appunto i vari diritti civili appunto riconosciuti o meno nello stato, nella contea appunto di Ocean, che era, per la precisione, insomma, sempre nello stato del New Jersey, e praticamente quindi comincia questa battaglia legale di queste due donne appunto contro questi freeholders, che sono praticamente, se non sbaglio, sono tipo dei punti funzionali che devono prendere, cioè lui dice, insomma, che potevano prendere la decisione, insomma, di accettare questa sua richiesta, e quindi dalla piccola comunità, insomma, della loro piccola comunità, questo fenomeno poi comunque ha ovviamente una risonanza pubblica di un certo livello, e le due protagoniste, va bene, sono Julianne Moore ed Ellen Page. Ovviamente per la tematica, allora, due sono bravissime nei loro due ruoli, ovviamente, come già hanno dimostrato in altri film. La storia ovviamente ha un interesse civile, comunque viene anche a poca distanza dalla scelta della Corte Suprema degli Stati Uniti, di poco tempo fa, insomma, il 25 giugno, che aveva provato appunto la riunione, insomma, il matrimonio
è gay. E quindi ovviamente questo è un periodo, insomma, anche che al cinema, diciamo, si parla molto di questo, perché a parte abbiamo visto in Italia, vabbè, Io e lei di Maria Soledad Ognazzi, che non c'entra niente con questo, però comunque la tematica al centro c'è, e oppure appunto qualche fortunato collega ha visto Carol, con Kate Blanchett e Rooney Mara, insomma, è stato sempre, insomma, mi hanno detto che è un film molto, cioè, da vedere, e quindi insomma la tematica è un po' del periodo, quindi cioè, comunque, quindi la storia è un po' di denuncia, la storia d'amore con l'incursione comunque della malattia e di tutto quello che comporta tra le relazioni tra i personaggi in generale, solo che diciamo loro, la storia, insomma, ovviamente è coinvolgente, ci si commuove cioè, più di una volta, e io non ho trovato nemmeno scene particolarmente strappalacrime, cioè nel senso tutto è molto è raccontato abbastanza, cioè, con onestà e realismo. L'unica cosa è la regia, cioè secondo me nelle mani di un regista un po' più esperto, un po' più non so, capace, insomma, o che avesse più dimestichezza, insomma, con questo tema, poteva venire fuori un film un po', cioè, migliore, perché proprio la regia, insomma, l'ho trovata molto molto tradizionale, scolastica, senza poco ispirata, e con due attrici così e una storia del genere, sinceramente, insomma, gli ingredienti c'erano, insomma, per un film molto 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 meglio di come è venuto fuori questo. Lavoro per il dipartimento di polizia da 23 anni. Mi hanno appena diagnosticato un tumore ai polmoni al quarto stadio. Quando i miei colleghi eterosessuali muoiono, la pensione viene trasferita al coniuge. Ma poiché la mia compagna è donna, io non ho questo diritto. In tutta la mia carriera non ho mai chiesto favoritismi. Quello che sto chiedendo è uguaglianza. La richiesta viene respinta. Il film è una storia vera, quindi... Cioè, il film è molto costruito, nel senso che quello che ha detto Letizia, il fatto che sia... diciamo, in un certo senso tenda a piacere allo spettatore, è vero, perché comunque è così, però è specialmente nella, diciamo, nella globalità, il film è costruito perché, trattando un argomento così delicato, è quasi uno scudo che, contro cui non è che puoi opporti, nel senso che poi la tematica sovrasta qualsiasi cosa, nel senso che potremmo dire della sceneggiatura, potremmo dire del fatto che la relazione tra Ellen Page e Julianne Moore non è che sia così funzionante, però poi, ecco, dal momento in cui prendi un film che parla di una tematica come questa, così delicata, così poi giusta da denunciare, tutto passa in secondo piano e rimane quello, quindi sotto quell'aspetto il film funziona, sotto l'aspetto di cronaca, perché poi è una storia vera, il film funziona. Nella seconda parte poi funziona ancora di più, perché ha la furbizia di inserire un Steve Carell un po' così, che spacca un po' la drammaticità e inserisce quell'ironia poi anche abbastanza ficcante, divertente, però ecco, forse dove il film funziona bene è proprio nella parte quella iniziale, quella dove in teoria il rapporto tra Ellen Page e Julianne Moore viene costruito, e prima che poi venga appunto distrutto da questa malattia, che poi in teoria dovrebbe portare allo spettatore quel lato commovente, che però in realtà, diciamo, se c'è, è un po' forzato, perché è una storia che forse viene anche trattata abbastanza velocemente, cioè un rapporto tra le due, che è troppo, forse è costruito troppo rapido, che si fa fatica un pochetto anche a accettarlo, anche a crederci, e nonostante poi, ecco, nel verso più va avanti il film, e poi più appunto le attenzioni passano su tutto il lato burocratico, la protesta e tutto, però è un film che tende proprio a farsi piacere più per quello che porta in tasca che per come è stato fatto, come è stato realizzato, perché comunque a livello di sceneggiatura, secondo me, di difetti ne ha tanti, ma gravi anche. I'm
Stiamo scegliendo di perdere per seguire delle convinzioni personali. È una chance per cambiare il mondo. Meglio Rock the Casbah, perde magari questo... No, sì, vabbè, ciao, siamo proprio... Devo fare rosica a Stefano oggi, perché più che altro... No, io concordo in buona parte invece più con Letizia, anche se rimane il fatto che è un film che ha moltissimi limiti, più che difetti veri e propri, ha tanti limiti. Diciamo che rientra Frielde in tutto quel filone di cinema di impegno civile... insomma, nella tradizione poi spiccatamente liberal di Hollywood, insomma, di numerosi registi e scrittori hollywoodiani, per cui bisogna anche essere... È un cinema molto, quindi, legato a certe convenzioni, certi... la necessità, appunto, di portare avanti una tesi o comunque un tema importante, un tema molto sentito, per cui bisogna essere bravi in qualche modo a non rimanere ingabbiati anche nel tono didattico, a volte, di un film... cosiddetto di impegno civile, ma riuscire a poi ad apportare qualcosa in più al film, a trasformarlo comunque in un'opera d'arte. È un po', diciamo, la questione che poteva essere valida per Philadelphia, dello stesso sceneggiatore, o qualche anno fa, insomma, per Milk di Gus Van Sant, che erano film che comunque, pur avendo quell'impianto, cioè l'impianto del film su un tema legato ai diritti civili, riuscivano a compiere un salto ulteriore, quindi a raccontare qualcosa anche in modo artisticamente riuscito. Frielde, invece, come diceva Letizia, ha il limite che è realizzato in maniera un po' scolastica, sia dal punto di vista dello script, sia da quello della regia, nel senso che segue un po' tutte le convenzioni del film di impegno civile di un certo tipo, con un certo sviluppo, per cui si fa apprezzare forse più nella prima parte, in cui invece, anzi, è slegato, è libero dal, come dire, dalla necessità di portare avanti una tesi, per cui si concentra di più invece sulla descrizione del rapporto fra i personaggi di Julian Moore e Ellen Page, e in questo risulta anche un po' più coinvolgente. Ovviamente poi la tematica comunque fa il suo, quindi lo spettatore in qualche modo si ritrova coinvolto, si ritrova a parteggiare per le protagoniste, per i loro alleati, insomma i loro amici, coloro che combattono per loro questa taglia, quindi un certo coinvolgimento comunque c'è sicuramente. È un film che riesce a prendere, anche a commuovere in alcuni tratti abbastanza. Il fatto è che questo tema viene portato avanti in maniera molto prevedibile, non allontanandosi mai dai canoni del film impegnato, quindi in qualche modo lascia che il film rimanga confinato in tutti i limiti che rischiava di imporre questo filone di appartenenza. Insomma, non c'è un momento di scarto, un momento in cui il film può assumere un valore più universale. Rimane sempre invece proteso verso, almeno nella seconda parte, rimane proteso verso l'obiettivo finale, quindi il risultato di far riconoscere un determinato diritto e... in questo senso, insomma, non aggiunge molto rispetto alla tradizione di altri film sui diritti civili che abbiamo visto negli scorsi anni. Se posso contraddire Giordano, tanto per cambiare, a me invece il personaggio di Steve Carell è quello che non è piaciuto, secondo me, è proprio la nota stonata del film, proprio perché è così forzatamente... come dire, diverso rispetto invece al registro molto più drammatico, molto più serio del resto del film. C'è questo personaggio invece che proprio deve essere invece un personaggio molto interessante, perché lì si poneva una questione un po' diversa, e lì forse secondo me il film avrebbe potuto spingere di più, che al di là della, come dire, della giustizia della causa portata avanti, al di là della bontà della causa portata avanti, quali sono poi effettivamente le difficoltà, i mezzi, anche le piccole astuzie nella strategia per portare avanti questa campagna, che è un po' il discorso che faceva, per esempio, parlando di un argomento completamente diverso, però un film come No di Pablo Larraín, in cui, che è un film di impegno civile, un film insomma impegnato, insomma, quindi appartiene comunque a questo filone, ma in cui l'attenzione non era puntata solo sull'abbattimento della dittatura in maniera così fortemente manichea, ma era proprio una riflessione invece sul mezzo, sul veicolo con cui arrivare.